Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio. Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek. Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi. Essa Fred Film Radio, ja che Mariani Morissao do Festival di Berlino. Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è o Festival di Venice. Fred, the festival experience in 23 languages. E ci siamo anche questa mattina, buongiorno, martedì 21 luglio, pronti per aprire il nostro appuntamento che, guarda caso, si chiama The Soup of the Day, dove ci sono insieme a me Chiara Nicoletti in collegamento telefonico, perché non so dove sia andata in vacanza, ma non esistono evidentemente delle, non c'è la copertura internet, per cui abbiamo dovuto chiamare. Ma quale vacanza? Ma quale vacanza? Scusa. Ma quale vacanza che... Eccoci, buongiorno. No, no. Per andare alla buongiorno, esatto. Salutate bene il nostro pubblico. Buongiorno innanzitutto, io sono in collegamento telefonico perché sto per andare alla conferenza stampa della FIC, della settimana della critica, e quindi non posso essere un'ettrina e anche muovermi, e quindi vi accontentate dell'AirPods. Faccio un po' di pubblicità anche all'Apple. Vabbè. Hai visto? Io ero subito scesa in difesa della mia amica Chiara, io invece sono a casa perché, abitando a due passi dal cinema Quattro Fontane, dove tra un'oretta e mezzo ci sarà la conferenza stampa, avrò tutto il tempo per muovermi e arrivare in orario. Che bello vivere vicini a tutto, dove si succedono le cose. Vabbè, noi iniziamo il nostro appuntamento con una canzone e ritorniamo fra poco per festeggiare qualcuno. E come ogni giorno a Soup of the Day si ricordano i compleanni, si fanno gli auguri ai festeggiati, che sono parecchi oggi, devo dire. Purtroppo alcuni non sono più con noi, però insomma sicuramente è con noi, anche se uno si chiederebbe dove sei finito, Josh. Buon compleanno a Josh Hartnett, che la Nicoletti secondo me conosce bene, perché fa parte di quel gruppo di giovani divi della sua generazione, dico bene? No. Bravissimo, sì, perché in realtà siamo sì. È correttissimo, perché siamo quasi coetanei, e lui è stato nella mia adolescenza e età d'inizio età adulta un super divo. Ha fatto film che tutti ricordate, come Pearl Harbor, oppure era quell'altro 40 giorni e 40 notti. Com'era? Sì, esatto. O Black Hawk Down, o Come Otello, tutte queste fantomatiche, o rom-com, oppure appunto grandi colossal romantici. E poi c'è stato, non si è capito che è successo, ecco, perché dopo i primi 10 anni dei 2000 ha incominciato a fare piccole cose, è quasi a sparire, se non fosse però, dobbiamo dirlo, per la serie Penny Dreadful, a cui ha partecipato per 2 anni, per cui almeno dal punto di vista della TV è stato abbastanza attivo. Comunque, Josh Hartnett, si prevedeva, ecco, considerando gli inizi, voglio dire. È tipo caduto in disgrazia, non si capisce bene cosa gli sia successo, perché faceva dei grandi film americani, grandi colossal, e poi come succede a volte, magari non hai un film, non ha successo, o fai una scelta sbagliata e poi i produttori si sono disinnamorati di lui. Comunque è del 78 lui, quindi quanti anni ha? 78, sì. 40, 43? 4? 42, 42. Sì, sì. Una volta ero bravo in matematica, ma 42. 42. Oltre che il festeggiare Josh Hartnett, potremmo festeggiare anche un'attrice francese che si chiama Charlotte Gainsbourg, figlia d'arte, vero Angela? Figlia, assolutamente figlia d'arte, perché il padre era l'inimitabile Serge Gainsbourg e la madre Jane Birkin, bellissima, affascinante Jane Birkin, non che lei lo sia di meno. Di meno invece, secondo me di meno. Allora aspetta, è vero, la madre è inimitabile, bellissima, ma lei ha una bellezza particolare, una bellezza se vuoi non convenzionale, però una carica erotica incredibile.
non a caso secondo me viene scelta spesso per storie un po' torbide, è una bravissima attrice, ma secondo me ha dato prova di sé in talmente tanti film e con registi grandiosi, Jacques Doyon, Agnès Varda, Eric Rochin, Michel Blanc, Patrice Leconte, che vi dico, insomma, per me è una grandissima attrice, anche la musa, è stata la musa di Lars von Trier in Antichrist, che per carità non l'ho visto, e Melancolia. Quindi vabbè, non mi toccate Charlotte. Per non parlare di Nymphomaniac. Esatto, per non parlare di Nymphomaniac. Comunque, 1 e 2. È sempre un po' arrabbiata, ha sempre questa faccia un po' imbronciata, no? Non trovate che sia sempre? Sì, è vero. Un pochino così. A me piace molto però quel male di vivere. Ma raramente sorride, invece a me piacciono le persone sorridenti. Comunque tanti auguri anche a Charlotte Gainsbourg e tanti auguri a un attore che magari... Non è conosciutissimo al grande pubblico, sicuramente molti conoscono di più il fratello, sto parlando di Rory Culkin. Secondo me la Nicoletti se lo ricorda perché ha fatto pur essendo è il così, fratellino, no? Esatto, il fratellino di Macaulay. Però considerato forse quello un po' più talentuoso di quella famiglia di attori sfruttati un po' dai genitori, come si è detto che approfitto per dire liberate Britney Spears, posso? È vero. Esatto, Free Britney, sono d'accordo. Liberate Britney Spears dal padre che vuole gestire tutti i suoi averi, ma sai, ma non si capisce di ancora, chi ha ragione. Ormai è madre di famiglia, cioè, basta, che brutta storia, liberatela. Che brutta storia. Ma guarda che succede tante volte, per queste queste star che diventano famose così in una prima fase della loro vita, quando sono relativamente giovani, e poi perdono il controllo della propria vita, sono un po' succube dei genitori che spesso avrebbero voluto essere delle star loro, ma come in quel famosissimo film con la Magnani, cos'era? Bellissima si chiamava? Bellissima. Che sì. Aveva portato la figlia al provino per farla diventare una giovane attrice, insomma, come molte volte queste giovani star sono in realtà figli di mancate star che poi amano, comunque più che amano, si impossessano del patrimonio dei figli, probabilmente gli hanno rovinato la vita perché hanno fatto di tutto per fargli avere il successo e fargli lavorare fin da giovani, poi questi purtroppo, come può capitare, entrano nel vortice della droga o comunque delle dipendenze da insomma, o degli esaurimenti e poi si crea hanno queste lotte incredibili, no? Per il patrimonio. La povera Britney sembra che sia andata un po' fuori di testa. Il padre si è riuscito a farsi dare il controllo legale, sul suo patrimonio. Tutto. Lei adesso sembra che stia bene, ma lui, che peraltro non sta bene fisicamente, comunque vuole a tutti i costi mantenere il controllo economico e finanziario sulla figlia, ma è divorziato dalla madre, che vuole rivendicare anche lei il controllo, insomma, povera Britney. No, vabbè, povera Britney. Comunque... Intanto per tornare a Rory Culkin, lui resiste. Sì, lui resiste, è l'unico che ha in qualche modo una carriera, perché anche la storia del fratello, povero Macaulay Culkin, è legata a queste così lotte a scopo economico, così a fini economici fra i genitori, anche che anche lì si sono denunciati a vicenda per avere il controllo sul patrimonio. Comunque ha 31 anni Rory Culkin, ricordo che una delle sue ultime interpretazioni è in una serie che a me era molto piaciuta, di cui adesso l'avevi vista, quindi City on a Hill? No, quella recentissima, la precedente, quella degli eredi, come si chiama? Questa. No, è un altro fratello quello, ho sbagliato? È un altro quello fratello, è Kieran Kyle, sì, è un altro fratello. Ecco, sono tanti, guarda, sono 6 e fanno tutti gli attori, quindi ecco, insomma, sei giustificatissimo. Rory è in una
Rory era una serie che si chiama City on the Hill, che va in onda su Sky Atlantic e su Showtime in America. Ah, vedi che ed ha una sola stagione. Ho fatto confusione, infatti. Mm-hmm. Infatti io intendevo evidentemente Kieran, quello che diceva, che voleva dire Angia, che ha fatto invece quella serie che Succession. È stata Succession, sì, esatto, Succession, che è stata premiata l'anno scorso, dove lui è bravissimo, peraltro. Quindi ho confuso un fratello con l'altro. Dopo questa figuraccia io ascolterei una canzone sperando che la dimentichiate. Poi magari fra poco vi diciamo qualcosa su Bellatar e anche su Suso Cecchi d'Amico. The Soup of the Day, e stavamo parlando poco fa delle persone che oggi, delle persone, dei vari personaggi del mondo dello spettacolo che oggi hanno compiuto o compiono gli anni. Una purtroppo non è più con noi ed è un grandissimo attore. Cosa dire di Robin Williams? Io ancora lo seguivo ai tempi di Mork e Mindy, ero un fan di Mork e Mindy. Vabbè, che dire che è un peccato che non possiamo festeggiarlo da vivo, infatti, perché non se ne doveva andare così presto. Infatti, e anche oggi lo ricordavamo velocemente prima, è anche il compleanno di Bellatar, che è un regista famoso ungherese che forse qualcuno... Sì, che se uno ha 8 ore da spendere può vedersi uno dei suoi cortometraggi. Ecco, cioè, battutaccia! C'è qualcosa che lo mette, insomma, lo lega a un altro regista asiatico, vero? Filippino, ovvero Lav Diaz, che è un altro che fa dei film che potrebbero essere in realtà delle serie intere, lunghissime. Lav Diaz, che abbiamo visto, è anche che io, tra l'altro, della serie non Neighbors ma Compagni di Volo, Fred Flymates, si può dire, ha volato con me da Venezia a Londra dopo una mostra del cinema di Venezia. Pensa. Ma l'anno in cui ha vinto? L'anno in cui ha vinto, esatto, il giorno dopo siamo partiti la domenica. Ovviamente, se no non si sedeva accanto a Federico, non era proprio non era seduto accanto, però eravamo sullo stesso volo e sì, era credo fosse un paio di anni fa, non molti anni fa. Forse tre. Vabbè. Vogliamo dire qualcosa su Suso Cecchi d'Amico invece? Sarebbe stato il suo compleanno oggi? La più grande sceneggiatrice che il cinema italiano abbia mai avuto. Ha lavorato con i più grandi registi italiani, da Visconti a Monicelli a Risi, la signora del cinema italiano in assoluto. Una vita lunghissima, perché morta ultra novantenne, quindi senza il quasi, e ha firmato film che hanno fatto davvero la storia del cinema. Ladri di biciclette, per dirne uno. Miracolo a Milano, bellissima. No, ma sto guardando la sua filmografia, appunto, cioè è lunghissima, ma ci sono centinaia di film. Centinaia. Gli Indifferenti, Il Gatto Pardo, certo, Boccaccio 70. Certo, Risate di Gioia, Salvatore Giuliano. E poi ha attraversato tutti i generi, assolutamente, dalla commedia al film drammatico, a film di ispirazione letteraria, insomma, veramente. Vedo tantissimi film di Monicelli, anche. Sì, Monicelli e anche di Visconti. Lei era molto molto amica di Visconti e ovviamente di tutti i registi della commedia italiana, ma insomma con Visconti aveva un rapporto particolarmente stretto. Io mi ricordo una foto della Suso Cecchi d'Amico che sta forse addirittura sulle gambe, una macchina da scrivere, ma insomma non mi vorrei sbagliare. Comunque ho letto una volta in una intervista che lei era la scrivana, era il piccolo scrivano, la piccola scrivana fiorentina, nel senso che era l'addetta alla battitura quando facevano le riunioni di sceneggiatura. Chissà, forse un retaggio minimamente maschilista dietro questa cosa. Infatti la facevano, la usavano come dattilografa anche. Perché invece questa potrebbe essere l'apparenza, ma la realtà è che lei scriveva benissimo e quindi era quella che era più in grado di tirar già delle sceneggiature pulite, per questo che la mettevano al lavoro. Poi comunque una grande donna. Parlavamo di Suso Cecchi d'Amico e ci ascoltiamo ancora una canzone nel nostro appuntamento di questa mattina.
ieri c'è stato un incontro, un pranzo, una conferenza stampa, non so bene come definirlo, ce lo dirà meglio Chiara Nicoletti, che era presente per noi in occasione della presentazione delle anticipazioni della prossima edizione di Alice nella città, la sezione indipendente autonoma della Festa di Roma, del Festival del Cinema di Roma, che riguarda i ragazzi e che a noi ci sta molto a cuore, anche perché siamo partner da molti anni. Eh sì, nella cornice del Palazzo Fendi, un ristorante proprio sull'attico, sulla terrazza di questo palazzo, si è tenuta appunto questa conferenza pranzo di Alice nella città, che quest'anno compie 18 anni, in cui Fabio Bettini e Gianluca Giannelli, i direttori artistici della sezione, ci hanno dato qualche anticipazione sulla prossima edizione ed anche alcune iniziative che partiranno stesso da agosto, quindi da agosto fino a ottobre, aspettando Alice, così l'hanno chiamata, con anteprime ed una sinergia, chiamiamola così. E come è andata? È andata molto, faceva un po' caldo, ma è andato molto bene, nel senso la presenza di molti giornalisti. È stata annunciata innanzitutto un'iniziativa molto interessante al laghetto dell'Eur, appunto con Eur SPA ci sarà un'arena cinematografica estiva sull'acqua della città di Roma, quindi agosto lo si passa così, fluttuando nell'acqua, guardando film con delle cuffie, un po' come la Silent Disco, vi ricordate? Non so chi di voi ha fatto queste esperienza. Uh-huh. E quindi tutti gli spettatori saranno dotati di cuffie per poter vedere, dare voce alle immagini di questa programmazione appunto alla Ghetto dell'Eur. E poi dall'arena estiva partono appunto gli appuntamenti di Aspettando Alice, che appunto presenta film in attesa appunto del festival. Uno è Mr. Link, come l'hanno tradotto in italiano, ma è Missing Link, il film di Chris Butler, quello che aveva vinto, film d'animazione stop motion che aveva vinto il Golden Globe. Eravamo tutti molto curiosi e finalmente lo vedremo grazie ad Alice nella città. Poi è stato anche annunciato un titolo di primo titolo in concorso, che è Gagarin di Fanny Liatard e Jeremy Truy, Panorama Italia ancora, un altro film, un documentario opera prima, e poi appunto come dicevo prima una sinergia, perché arriva Sintonie, che è un programma, diciamo così, condiviso con la Mostra del Cinema di Venezia, perché come poi ascolterete dalle parole di Fabio Bettini, alcuni film a tema coming of age, young adults, molto infanzia e adolescenza, in linea con Alice, che saranno presentati alla Mostra del Cinema di Venezia, poi verranno riproposti proprio ad ottobre da Alice nella città. Questa mi pare veramente la grande novità, dal mio punto di vista almeno, cioè la collaborazione con la Mostra del Cinema di Venezia. Se siete d'accordo anche voi, io ascolterei una canzone e dopo invece mandiamo l'estratto, cioè l'intervista, la micro mini intervista di Chiara con Fabio Bettini, che è uno dei due direttori di Alice nella città. Come vi abbiamo anticipato poco fa, la nostra Chiara ha intervistato Fabio Bettini, direttore di Alice nella città. Ci ascoltiamo questa breve intervista. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti e sono in compagnia finalmente fisica di Fabio Bettini, co-direttore artistico di Alice nella città, che oggi ci annuncia qualche anticipazione della prossima edizione. Bentornata su Fred, ovviamente. Grazie, sono ben contenta di vederci finalmente fisicamente all'aperto, chiaramente. E no, devo dire che Alice prosegue, ma forse non si è mai fermata, perché durante il lockdown abbiamo fatto tantissime attività con cinema da casa, però abbiamo deciso di proporre una serie di attività da agosto ad ottobre, quindi ci siamo immaginati un'arena galleggiante, quindi galleggeremo sul laghetto dell'Eur, dopo Parigi che ha fatto un evento sulla Senna, però di una sola serata. Noi invece Roma offriremo alla città di Roma 30 giorni una programmazione di cinema con grandi maestri, grandi anteprime e un'attesissima anteprima che è una sorta di Aspettando Alice come da tradizione, che è Missing Link, che è l'animazione di Chris Butler nominata all'Oscar, che ha vinto il Golden Globes, e siamo davvero molto contenti di poter fare questa anteprima, una bellissima animazione stop motion che seguivamo da tanto tempo, è una delle prime animazioni annunciate a settembre, quindi siamo ben contenti di proseguire. E poi ancora Alice nella città dal 15 al 25 ottobre torna con
con il primo film di concorso che è Gagarin. Il film Rivelazione del Marché di Cannes, un'opera prima davvero folgorante, l'hanno definita l'altra faccia della medaglia dei miserabili. È un film, una favola alla fine sognante, che parla anche di speranza e ribalta un po' l'idea che c'è dei balie movie. E devo dire che è stata una sorpresa straordinaria e siamo davvero molto molto contenti di poterla avere con noi a Roma. E ancora spazio al documentario e al cinema, diciamo, del reale, con un'anteprima che del Panorama Italia che presentiamo da noi, un documentario che è stato visto anche a Vision du Réel di Michele Pennetta, e poi ancora tantissime altre sorprese che stanno per arrivare ad Alice, spazio ai corti che come sempre avranno un grande risalto per noi perché avremo un concorso internazionale, sono ancora aperte le iscrizioni e siamo poi molto molto contenti di una nuova collaborazione che Alice ha siglato assieme a Venezia, perché Venezia ha scelto Alice per il pubblico giovani, quindi abbiamo immaginato sintonie, delle sintonie assieme, riproporremo assieme a loro alcuni titoli della mostra che hanno come protagonisti i più giovani, che noi riproporremo ad Alice nella città presentati da Barbera e dal comitato di selezione, quindi una grande sintonia e la voglia di stare insieme, dato che i ragazzi non potranno andare come gli altri anni sempre in numero crescente alla mostra, potranno vederli ad Alice e questo davvero ci rende molto orgogliosi, ringraziamo Barbera per questo. Quindi confermate che avremo tutte le sezioni a cui siamo abituati, non avete cambiato niente? Confermiamo che avremo tutte le sezioni, ci sarà una parte fisica e probabilmente qualcosa anche di online, però se riusciamo con le distanze vorremmo creare comunque un contatto, perché è importante secondo noi creare un momento di socialità per quello che è possibile rispettando chiaramente tutte le norme, e forse asciugheremo un po' i numeri, però la struttura di Alice è quella, e anche il dilatare delle attività che con l'esterno ci permettono di accogliere numeri più importanti o di fare più cose è stato proprio pensato questo, che da agosto ad ottobre riuscivamo comunque ad offrire un po' il panorama artistico che abbiamo sempre offerto. E quindi il 18° compleanno di Alice nella città si festeggia da agosto fino a ottobre, quindi 2 mesi di festeggiamenti, auguri! Grazie, non si farà mai vacanza ma staremo tanto assieme. Questo è sicuro e Fred ci sarà sempre, grazie a Fabio Bettini, co-direttore artistico di Alice nella città. Io sono Chiara Nicoletti per Fred da Festival Insider. E grazie a Fabio Bettini che ci ha parlato della prossima edizione di Alice nella città. Questa è ovviamente The Soup of the Day. Arriva un'altra canzone, poi ritorniamo per parlare, per commentare un'altra grande notizia di questi giorni, di ieri. Ed eccoci qui a commentare una grande notizia di cui siamo tutti tre, almeno noi sicuramente, molto contenti, vero Nicoletti e Prudenzi? Sì! Di cosa si tratta? Tantissima, ovviamente. Sì, che tu probabilmente lo sapevi già prima, ma rigorosa come sei, non ci hai anticipato niente. Vogliamo dire di cosa si tratta? Chi lo dice? Sì. Chiara. Chiara, dillo tu. Dai, Chiara. Dillo tu. Ieri sono stati annunciati i leoni alla carriera che saranno conferiti a questa edizione della mostra del cinema di Venezia. Una è la nostra carissima amica Tilda Swinton e l'altra è Anne Hui, che è regista hongkongese e cinese, due donne meravigliose, due leonesse e leoni alla carriera. Noi siamo contentissime. Due vere leonesse, infatti, una due vere leonesse e anche leoni, ecco, veramente. Angela, tu non ci puoi dire niente così. Qualcosa, certo, io posso qualcosa manifestare di la esclusivo. Mia gioia. No, di esclusivo non la posso appunto solamente manifestare la mia gioia. Tilda Swinton è un'attrice, secondo me, inarrivabile, è unica. Non c'è nel panorama mondiale un'altra come lei, è un'artista tutto tondo, non si può catalogare semplicemente nell'ordine dell'attrice, sarebbe riduttivo, perché è qualcosa di molto altro. In tutta la sua carriera ha impresso nei film qualcosa di personale. Secondo me l'esempio dell'attore che collabora con il regista facendo veramente un'opera d'arte comune, perché lei va veramente fuori dalle regole, soprattutto con alcuni registi. È stata musa di Derek Jarman, regista morto troppo presto purtroppo, adesso lo è di Luca Guadagnino. È evidente che con entrambi, ma ne sono con loro, basta pensare anche a Wes Anderson, a Jerry Jarmusch, è evidente che l'apporto di Tilda Swinton va ben oltre il semplice essere presente sul set, aprire bocca e portare a casa la parte.
morte. Mentre Dian Nui, che dire, insomma, è la signora del cinema orientale. Una carriera lunghissima, ha spaziato da un genere all'altro. È lei, e a noi è anche una grandissima e accorta produttrice, insomma sta accanto a Sui Ark, a John Woo nell'empireo dei registi dell'Oriente, insomma hongkongese lei, ma comunque Oriente lo dico in termini così un po' più larghi, uh-huh. È un leone credo meritatissimo. Bene. Speriamo di vederle entrambe sulla nostra sedia a dondolo nello spazio di Fred a Venezia. Speriamo che le lasciano immaginare. Viaggiare. Beh, Tilda viene da Londra e l'ha dichiarato, non vedo l'ora di essere a Venezia. Ah, per cui, ecco. Insomma, dovrebbe. Sì, è riportato nelle dichiarazioni che fanno da corona all'annuncio. Quindi, insomma, lei ha manifestato la sua volontà. Dopodiché, speriamo che non ci sia nulla che ostacoli la presenza anche di Anui. Tra l'altro di Tilda, la Chiara diceva, speriamo di rivederla sulle nostre sedie a dondolo, perché c'è una partecipazione no, dove lei si dondola veramente così. Lei l'ho adorato e mi disse anche piacevolmente, che le avrebbe usato, era la sedia perfetta per allattare, quindi avviso anche alle mamme. Quindi belle notizie da Venezia, vi ricordo che la conferenza stampa della mostra si terrà il 28, che sarebbe quindi esattamente la prossima settimana, e noi non ci saremo, perché nel senso che Soup of the Day la prossima settimana non ci sarà, però magari uno speciale sulla mostra del cinema, no? Ne abbiamo già parlato con Chiara, se ricordo bene. Assolutamente, cercheremo sì. Di farlo. Prossimo disco in arrivo e noi ritorniamo fra poco. Che cosa facciamo questo martedì sera? Io direi di stare a casa e di guardarci qualcosa alla TV, anche perché abbiamo la tranquillità di vedere qualcosa che vale la pena di vedere, proprio perché ce lo suggerisce la nostra Angela Prudenzi. Beh, per me sì, vale proprio la pena di essere visto il film che sto per suggerire. Si tratta di Robin e Marian, film del 1976 di Richard Lester, e racconta di Robin e Marian. Chi è Robin? Robin è Robin Hood, che torna a Sherwood dopo tanti anni, dopo essere stato a una crociata. Marian, che aveva amato, si è fatta suora nel frattempo, perché sono entrambi un po' attempati, ma l'amore sboccia di nuovo, perché come si fa a tenere lontano un amore così, una passione tanto travolgente che li aveva presi quando erano più giovani. Un film struggente sul tempo che passa, sull'amore che però rimane inossidabile, anche sulla bellezza di questi due protagonisti, Sean Connery e Audrey Hepburn. Che cosa, infatti, insomma, che dire, non c'è da aggiungere altro. Su due, ecco, è un film così. Che io ho amato. Mi piace sempre, un film che amo, e veramente loro due mi commuovono, belli e anziani. 21 anziani, e 10? Insomma, ecco. Beh, lì comunque tanto giovani non erano, appunto. Era 76, sì, non erano tanto giovani, sì, vabbè, però anziani forse è una parola grossa, però erano già più che maturi, ecco, un amore in età matura. Robin e Marian alle 21:10 su Rai Movie. Però in alternativa, c'è un altro film che anche qua ha due nomi, Elvis e Nixon, su Cielo alle 21:15. Un film, allora non è un capolavoro, devo dire, però racconta un episodio poco conosciuto, perché Elvis Presley nel 1970 andò veramente a Washington a conoscere Nixon, e lui arrivò così, senza neanche farsi annunciare, però viene ricevuto, ovviamente, essendo Elvis, come fai a tenerlo fuori dalla Casa Bianca? E è un modo che ha la regista Lisa Johnson, Liza probabilmente, per raccontare da una parte il mondo dello spettacolo, ma dall'altra anche lo spettacolo della politica. I due attori sono degni non di merito, vero, ma di più, attoroni, Michael Shannon e Kevin Spacey, quindi mi sembrava giusto segnalarlo. Tra l'altro Michael Shannon, la nostra Chiara sa che è nel mio cuore, è uno di quelli che, insomma, tengo stretta, lo amo proprio, e quindi cerco di passare un po' di questo innamoramento anche a chi ci ascolta. Elvis e Nixon, 21:15, Cielo. Credo che guarderò questo. Che non è questo. Cielo mio marito, Cielo mio è marito. Solo Cielo.
cielo è Elvis e Nixon, mentre parlavamo prima di Robin e Marianne su Rai Movies. Io credo che guarderò Elvis e Nixon perché, boh, non so, un po' perché mi fa piacere rivedere Kevin Spacey, che abbiamo detto più volte che no. Sì, personalmente almeno disapprovo questo ostracismo nei suoi confronti e spero che ritorni presto a fare dei film, perché non mi vengono in mente interpretazioni di Kevin Spacey che non siano degne di essere riviste. Grazie Angela, continuiamo con la musica nel nostro Soup of the Day di martedì 21 luglio. Mentre stavamo ascoltando questa canzone, intanto sentivo la Nicoletti e la Prudenzi che ricordavano il loro incontro con Michael Shannon. No, tu hai detto, io ho fatto la foto, una noia, non vi sto a dire. Ma insomma, è mai possibile che conoscete tutti? Io sono un po' stufo di voi. Vabbè, era il periodo in cui io e Angela lavoravamo insieme anche ai festival, non solo alla radio, con te Fede, e avevamo un momento, diciamo, da fan, ogni tanto ci prende anche a noi e quindi ci siamo fatte, lui era ospite a Taormina Film Fest per il film Man of Steel, quello con Henry Cavill nei panni di Superman, e niente, gli abbiamo chiesto la foto e quindi Angela è in posa come Michael Shannon e la foto è stata fatta da me. I'm so proud. No, la vorrei vedere. Ritrovatela e poi chiediamo alla nostra Federica Scarpa di postarla subito. Chissà che va successo. Bene, la trovo e te la mando. Chissà che successo che potrebbe avere sui social. Peraltro Michael Shannon secondo me è un grandissimo attore, che è uno dei tanti che non hanno il riconoscimento che si meriterebbero, perché trovo sempre che sia. Ha avuto anche una nomination per La forma dell'acqua come non protagonista. Tifavo per lui, non ha vinto purtroppo. Grande mamma, attore. Che bravo, che cattivo, che scusa cattivo, ma dal vivo com'era? È simpatico, è gentile? Dal vivo è stato carino, gentile. Sì, sì, sì. Vabbè, finisce qui il nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio come sempre la nostra Angela Prudenzi, la nostra Chiara Nicoletti e tutti voi che ci avete ascoltato e che continuate ad ascoltarci. Vi ricordo che questa è la nostra ultima settimana prima di un break per le vacanze, ci prendiamo anche noi qualche settimana, ma poi ritorneremo, ma prima di ritornare prima della mostra del cinema ritorniamo ancora prima, cioè domani a partire dalle 10 come ogni giorno su Fred Entertainment e su Fred Italian Channel, oltre che più volte nel corso della giornata e anche on demand sul sito di Fred oppure su tutte le varie piattaforme podcast. Grazie a Chiara, grazie ad Angela, a domani. Ciao. Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti. Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice. Fred Film Radio, z vami są Bor Pleterzyk. Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska. Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.